Ancora non abbiamo i dati ufficiali dell'ISS e le comunicazioni ufficiali del Ministero, ma è molto probabile, diciamo, che la Toscana venga collocata in zona arancione, perché noi veniamo da 3 settimane di aumenti dei contagi nella nostra regione, quindi è probabile che l'RT salga sopra 1. La Toscana verso la zona arancione a partire da domenica. Dopo 5 settimane in fascia gialla, infatti, i dati del contagio adesso non lascerebbero molti dubbi, anche se la conferma è attesa nelle prossime ore, quando si pronuncerà l'Istituto Superiore di Sanità. Ma uno snodo importante: dobbiamo evitare che la curva del contagio prenda a risalire troppo velocemente, dobbiamo quindi tenere sotto controllo la pandemia, altrimenti avrebbe anche interferenze negative sulla campagna di vaccinazione. Quindi faccio un grande invito all'attenzione. Adesso a far paura sono anche le varianti arrivate nell'Aretino, tutti casi che sarebbero riconducibili a spostamenti da e verso l'Umbria. Siamo vicini a una zona rossa, diciamo, a zone rosse come quelle dell'Umbria, dove c'è una concentrazione più alta. Dopodiché, diciamo, queste varianti sono già in circolazione ormai in maniera abbastanza diffusa nel mondo, in Europa, nel nostro paese. Poi ci sono delle realtà dove c'è una maggiore concentrazione, insomma, e così via. E quindi da una parte noi cerchiamo di tenere sotto controllo la situazione, dall'altra però il modo per tenere sotto controllo la situazione è avere comportamenti rigorosi, è mantenere il distanziamento, uso della mascherina e tutto ciò che consente di rallentare la diffusione del virus, perché avremo necessità di altri 7-8 mesi per poter vincere questa battaglia, e quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. I casi di varianti si sono registrati tra Arezzo e Sansepolcro, dove martedì prossimo partirà lo screening di massa. Il sindaco di Arezzo, invece, oltre ad un appello alla responsabilità da parte dei cittadini, torna a chiedere un ospedale da campo. Riformulo nuovamente la mia idea e la disponibilità dell'amministrazione comunale a sostenere, anche da un punto di vista economico se necessario, la realizzazione di una qualche struttura temporanea che possa alleggerire la pressione sul San Donato per quanto attiene il ricovero dei malati Covid. In questo momento abbiamo visto, lo vedo tutti i giorni, riserve sufficienti per poter tenere qui i malati Covid, sia che per quanto riguarda le malattie infettive, sia per quanto riguarda soprattutto la terapia intensiva, ma di fatto siamo in un momento in cui stanno risalendo i contagi, quindi c'è da prepararsi.